La rassegna stampa è offerta da Martedì 26 luglio, buongiorno a tutti, ben ritrovati con la rassegna stampa di Lecce News 24. Iniziamo con il Corriere della Sera. Il killer minaccia ancora altri pronti a colpire. Norvegia, in tribunale, ha sostenuto di essere stato aiutato da due cellule. La polizia corregge l'elenco dei morti, 76. Taglio centrale, debito USA, paura in borsa, il fondo monetario, rischio shock. Obama parla al paese. A Washington, muro contro muro, Moody's declassa di nuovo la Grecia. Milano perde il 2,48%. I nostri caduti in Afghanistan diventano 41. Agguato talebano, muore paracadutista, sì della Lega alla missione. Treni, corsa per evitare la paralisi delle vacanze, assalto dei pendolari dopo il blocco per il rogo. Infine, taglio basso, difendo il lei, una forma di civiltà. Proseguiamo con il Messaggero. Afghanistan, un altro morto, spari contro gli italiani, ucciso giovane para di Roma, due feriti, uno è grave, tensione sulle missioni, ma la Lega voterà sì. Norvegia, il killer in tribunale, aiutato da due cellule. Tiburtina, inchieste e ritardi, la protesta dei viaggiatori, le ferrovie, traffico verso la normalità. Ancora caos dopo il rogo, preso d'assalto un Eurostar, indagini di procura e ministero. Perugia, i periti smontano le prove contro Amanda. In basso a sinistra, ministeri, le sedi fantasma, gli uffici inaugurati sabato a Monza sono già chiusi. E ora il quotidiano torinese La Stampa, borsa in tensione, piazza affari, fa peggio di tutte, FMI, allarme sul debito USA. Norvegia in tribunale parla di due cellule, il killer non ho agito da solo. Afghanistan muore un altro parà, ci sono anche due feriti in Senato, il rifinanziamento delle missioni, i dubbi della Lega. E ora passiamo alla pagina locale con il Corriere del Mezzogiorno, titolo principale, meno consiglieri, 60 bastano, regione, riforma dello statuto approvata in prima lettura. La manifestazione di protesta dei giornalisti, fateci entrare nel CIE per rivendicare il diritto e dovere di cronaca. Volantino selvaggio, la guerra finisce al TAR, vietato sporcare la città, ma una ditta si oppone. L'allarme nel Tarantino, ci sarà la cozza DOC. La Gazzetta del Mezzogiorno, unica notizia che riguarda il locale, Regione Puglia, dieta ai consiglieri da 70 a 60, riduzione dal 2015, il primo sì dell'Aula, aggiunta da 14 a 12, risparmio di 21 milioni di euro. E ora la Gazzetta di Lecce, in 9 disertano, maggioranza KO e Perrone si infuria, niente da fare per l'ex manifattura tabacchi, Lecce, l'assemblea cittadina, si scioglie per mancanza del numero legale. Ora la cronaca, molestie, il prof patteggia 22 mesi. La morte in piazza, fulminata da un infarto, ora ambulanze con i medici, niente autopsia su Pierfrancesco Mazza, evidenti le cause del decesso, oggi i funerali. Copertino, fiamme e paura nel deposito del Brigos. E infine per lo sport, nuoto, Michele Malerba conquista l'oro ai nazionali di Roma. E infine il Nuovo Quotidiano di Puglia, sezione Lecce, prof condannato per molestie, accusato di palpeggiamenti all'alunne di una scuola media, patteggia la pena, 22 mesi. La tragedia in piazza Sant'Oronzo, morte al concerto, infarto fatale per il ragazzo. Calciatori baby denunciano abusi sessuali dell'allenatore, inchiesta sui pulcini di Tricase. Ospedale, il vescovo accusa Cagliandro, Nardò, umiliata dalla chiusura del nosocomio. La trattativa Taranta, Giuliano San Giorgi per la tappa di Lecce. Nelle pagine interne, Corsi truffa indaga la procura, un disoccupato riceve un sollecito dal fisco per una prestazione fantasma, un imprenditore sotto inchiesta. L'allarme diffuso, 100 casi analoghi toccano altri giovani che hanno inviato i curricula a società che percepiscono fondi. La tragedia a Battiti, stroncato tra la folla da un infarto fatale, il verdetto del medico escluso, cause violente, tutta colpa di una malformazione congenita cardiaca. Sul palco, il conduttore, mi tremava la voce quando l'ho comunicato al pubblico, ci hanno detto di andare avanti, ma cantavamo con la morte nel cuore, il dolore del cantante Nandu Popu dei Sud Sound System. E il sindaco dice, senza perplessità, Sant'Oronzo non si tocca, Perrone difende la scelta della location. Violenza sessuale, molestie in classe, condannato il prof, palpeggiamenti, patteggia ad un anno e 10 mesi. Un altro caso riguardante questa volta l'ex rettore Oronzo Limone, i suoi viaggi, il GIP frena sull'archiviazione. Economia, SOS Angurie, vertice in regione. Ieri consiglio comunale a Parazzo Carafa, nuova lite sul numero legale, debiti e cimitero, scontro in consiglio e Perrone bacchetta l'ex progetto Poli.
Turismo, lavori e restauri, nuove impalcature sul tetto di Santa Croce, un altro sopralluogo e arrivano gli esperti. Incendio al Brigus, paura e seri danni, Copertino, le fiamme sono partite da un deposito esterno e in breve hanno avvolto l'intero magazzino. Infine a Tricase, sesso alla scuola di calcio, 4 le vittime, si aggravano le accuse nei confronti dell'allenatore di una squadra di adolescenti, indagini sul suo cellulare. Concludiamo come sempre con lo sport, Lecce, equilibrio con il jolly brivio di Francesco Punta sul terzino. Il film dei giallorossi dal ritiro di Tarvisio, il tecnico sperimenta il 4-3-3 con il fluidificante Mancino per liberare l'estro di Piatti. Lui ringrazia dicendo sono pronto. E anche per oggi la nostra rassegna stampa termina qui, vi diamo appuntamento a breve per il telegiornale, a dopo. La rassegna stampa è stata offerta da...